Dall'altro lato, senza le donne, il paese sarebbe andato a rotoli molto prima, perché le donne erano quelle che portavano avanti le cose, cioè, già durante la guerra, e quello si sa perché gli uomini erano al fronte e le donne facevano di tutto. Dopo la guerra la cosa è continuata perché chiaramente, cioè, nonostante lo sterminio incredibile che ha fatto che hanno fatto i tedeschi, sono sopravvissuti più donne che uomini. Dopo la fine dell'Unione Sovietica, la depressione che è arrivata, perché la gente all'improvviso si è ritrovata in una situazione assolutamente sconosciuta, non sapendo che parti prendere, non sapendo come sarebbe andato avanti, perdendo lavoro, perdendo tutte le sicurezze, sono state le donne a riprendere in mano il paese. Cioè, all'improvviso ci sono state delle imprenditrici, cosa che prima non si vedeva. La cosa brutta è che la generazione nuova, cioè quella generazione che adesso ha intorno ai 30 anni, questa generazione di donne è venuta su con un'idea quasi medievale della vita della donna, cioè medievale forse no, ma comunque insomma degli anni 50, molto arretrata, non molto fatta, forse 5-6 anni fa, per esempio, è uscito una canzone che diceva: io voglio uno come Putin, uno che non beve, che non mi picchia, che porta a casa i soldi. E se oggi come oggi si parla con le donne giovani in Russia, in generale ti dicono: io voglio un marito che mi può mantenere, che non mi picchia, che non beve, questo è molto importante, e che porta a casa abbastanza soldi per farci vivere tutti. Quindi 70 anni di Unione Sovietica in cui si diceva che le donne dovevano fare le stesse cose che gli uomini, che erano emancipate, eccetera, hanno portato a una cosa che io so definire solo con l'inglese, cioè un backlash incredibile in questo senso. E io mi ricordo una scena subito, molto poco dopo il 91, in cui mi avevano invitato a una trasmissione televisiva, e c'era la conduttrice, era una ragazzina giovane molto bellina che si occupava molto del fatto come, cioè, il suo make-up, i capelli, eccetera. E prima domanda che mi fece era: ma lei non ha l'impressione che oggi come oggi ci sono troppe donne in politica in Russia? E insomma, io sono rimasta quasi senza parole, cosa che mi succede raramente.